Let's go! Bentornati, ovetti, su Paper Mario The Origami King. Nello scorso episodio siamo andati dentro la principessa Peach, la nave, e abbiamo recuperato un oggetto che a quanto pare ci aiuterà a salvare Olivia. Quindi eccoci qui tornati al Canyon Dolce Carta. Finalmente possiamo andare avanti. Tanto per dire, questo oggetto, che noi dovremo avere se non sbaglio negli oggetti chiave, e invece no. Ok, va bene. Non sappiamo ancora cosa sia. Era una scatola, a quanto pare, dentro un'altra scatola. Solamente Bobomba sa cos'è. Quindi vediamo cosa possiamo fare per Olivia. Grande M, grazie per esserti fidato di me e per avermi accompagnato fino al Mar Grande. Scusami per aver fatto il vago su ciò che è successo su quella nave e su quell'oggetto nell'armadietto. Ora ti dico tutto. Un po' di tempo fa ero a bordo della principessa Peach, la nave, con i miei amici. Dei tipi esplosivi, ovviamente. Ci eravamo presi una cabina VIP. Certo, eravamo così tanti che qualcuno doveva dormire per terra. Ma un bel viaggio in mezzo al mare, con il vento che ti scompigliava la miccia, era un viaggio da sogno. Fu allora che la nave venne attaccata da un gigantesco calamaco. Cercammo in tutti i modi di proteggere la Peach, ma quel calamaco era troppo forte. Nella lotta la mia miccia cadde in acqua, e io con lei. In un attimo mi ritrovai alla deriva del Mar Grande. Quando mi risvegliai, non so come, ero finito a Borgo Todd, senza miccia e senza ricordare nulla. Mi misi subito in cammino, solo e perso, nel tentativo di ricordare qualcosa. E poi ho trovato te, Olivia, e quando abbiamo assistito ai fuochi d'artificio a Ninja Land. Di colpo mi è tornata la memoria, lo scontro col calamaco, la miccia, i miei amici, ricordavo tutto. Sono così felice che tutti i miei ricordi siano tornati. E con loro mi è venuto in mente anche un modo per salvare Olivia. Certo, avevo molti compagni di avventura, ma il mio migliore amico l'ho perso tanto tempo fa. Si chiamava... Beh, si chiamava Bobomba pure lui. Olivia avrebbe fatto fatica a distinguerci. Da sempre conservavo con sé la sua miccia, come ricordo, fino a quando non ho perso la memoria. E così, la miccia è rimasta dove l'avevo lasciata prima dell'incidente, nella cabina VIP della nave. Ascolta, grande M. Se riuscirò a salvare la mia cara amica, vorrà dire che sono diventato il tipo di Bobomba che ho sempre voluto essere. Perché è questo che vogliamo fare noi Bobomba, lasciare un segno, possibilmente nei ricordi di qualcuno. Grande M. È stato un onore poter passare dal tempo con te, Olivia. Grazie per la miccia, caro amico. E grazie a te, Mario, per tutto. Ma cos'è successo? Mario, mi hai salvata? Grazie di cuore. Chi l'avrebbe detto che farsi appiattire fosse così doloroso? Meno male che sono tornata alla mia forma naturale. Oh, il masso è... scomparso, ridotto in coriandoli dall'esplosione. Ma com'è successo? Hai trovato della dinamite da qualche parte? Un martello molto grosso? Una martellata e via? O cosa? Aspetta. Eh? Ma... dov'è Bobby? Non lo vedo da quando sono uscita da là. Mario? Un momento. Non sarà che... c'è stata quell'esplosione e ora il masso è sparito.
No! No! Non è giusto! Galleria del vento. Anche secondo me non è giusta come cosa. Ci sono stati in passato altri aiutanti, insomma, Bobomba, che potevano esplodere senza nessun problema. Vabbè, allora vediamo un po' cosa fare, perché ormai allora, qua il passaggio è chiuso? Sembra. E senza Olivia non possiamo usare l'artimagni, quindi niente. Devo andare dov'è quella... quella talpa. Quella Tantalpa, più che altro, scusate. Il nome è quello. Allora, Tantalpa, che mi racconti? Hai visto Olivia? Ehi là! Sai, non viene molta gente a visitarci qua sotto nella Galleria del Vento. Comunque, tu non sei il primo visitatore di oggi. Prima è passato un'ape gigante che piangeva dirotto. Olivia... e mi sa che devo trovarla, ma prima... no, non posso fare quel salto. Ok, allora... vediamo dove può essere Olivia. Andiamo qua dentro. Niente Olivia, ma coriandoli. E un'altra Tantalpa. Ti serve qualcosa? Perché sarei in pausa. Questa è una cava per ricavare, non lo so, roccia o qualcosa del genere. Magari qualche minerale, ma... vabbè, vediamo un po'. Se Bowser ci dice di scavare per trovare cose luccicose, ok, sì. E noi scaviamo per trovare cose luccicose. Non era così in... com'è che si chiama? Viaggio al centro di Bowser, vabbè. Dove si sarà cacciato Bowser? Non è da lui assentarsi per così tanto tempo. Quindi Bowser supervisiona proprio... là vedo un tesoro. E vedo anche come entrarci qua dentro. Ok. E supervisiona anche gli scavi. Questa è una cosa che non mi aspettavo, ma intanto ecco qui il masto gigante. Metteteci proprio un coltello nella piaga, già che ci stiamo, eh? Allora, qua c'è un'altra Tantalpa. Tira. Chi è quel genio che mi ha tirato fuori? Qui c'è gente che lavora. Ah, ok, sta scavando, ok. Hanno provato a smorzare un po' con un po' di umorismo, ma... mi sa che non è il momento giusto, insomma, no? Allora, coriandoli ne abbiamo al massimo, quindi non servono. Là vedo un'altra parete mezza rotta e ci posso entrare? Sì, ok. Quindi qui c'è un altro tesoro. Dammi la moneta. Ok. Allora, tesoro. Che contiene? Ripeto. Oltre il danno... oltre il danno anche la beffa. E abbiamo preso tutti quanti tesori della Galleria del Vento, eh. Va bene, quindi... sarà un posto abbastanza corto, credo. Siamo già stati laggiù. Devo ancora andare qua sopra e parlare con lui. Sei stato tu a far piangere quella povera ape? Guarda che a noi talpe non piace chi infastidisce le api. Non è colpa mia, in realtà. In realtà sì. Ok? Che state facendo? Noi lavoreremo di brutto, ma ci divertiamo anche di brutto. Cos'è questo, chiedi? Beh, è il nostro corso di yoga... il nostro corso di yoga obbligatorio. Ah, per lo stretching e tutto quanto. Vedrai che riuscirò a toccarmi le punte delle zampe tra qualche anno. Forse. Ehi, tu, vivi sopra terra? Mio fratello non ne poteva più riscavare, così è salito anche lui in superficie. Ho sentito che vende patacchi ai turisti. Se lo vedi, digli che è uno stupido e anche che gli voglio bene. Mi sa che lo abbiamo incontrato, era quello probabilmente che vive nel porto di Borgo Todd, che ci vende le statuette dei... sono caduto davvero? Le statuette dei boss. Per adesso solo due. Chissà se ci sono anche statuette dei... oh, grazie. Statuette dei cartomagni. Probabilmente sì, eh. Quando sei là sotto, non sai mai cosa potresti trovare. Ecco perché scavare mi piace così tanto. Ok, non posso spegnere il fuoco, non voglio toccare il fuoco. Voglio però salire per di qua e vedere cos'altro c'è. Quindi, Olivia, sei qua dentro? No, ma tu vendi accessori. Convenienza, cortesia e qualità. Abbiamo la più vasta scelta di accessori di tutta questa buca. E vendi orologio d'argento e trova tesori. Wow, il costo. Mi sa che finiremo senza monete, ma... meglio prenderli, ok?
Orologio d'argento ci servirà. Mi dà ancora più tempo, probabilmente 20 secondi, che non sono affatto male. E trova tesori, che emettono suoni vicino ai tesori. Mi sa che dovrò essere più cauto con quali accessori equipaggiare. Perché, per esempio, dove stanno accessori? Ok, suppongo, esatto, non posso mettere il segnalatore Todd insieme al trova tesori. Quindi per il momento andrò con questi accessori. Perché abbiamo già tutti quanti i tesori, appunto, di questo posto. Ma probabilmente alternerò i due accessori. Tipo, se devo trovare un Todd oppure un tesoro. Talpa, mi ero nascosto dentro quella roccia per farvi un pisolino di straforo, ma ho dormito per 3 anni filati. Grazie per avermi svegliato. Tieni, te la meriti proprio. Grazie. Ok, possiamo andare qui. E probabilmente Olivia qua dentro. Bobby si è sacrificato per me. E ora non c'è più. Come ha potuto farmi questo? Io non so cosa fare. Se n'è andato. Io non ho nemmeno la forza di muovermi. Ok, dobbiamo fare qualcosa. Ma lei non si muove. E non posso usare il martello su Olivia. Cosa in effetti molto buona. Grazie developer per non avermi fatto fare questa scelta. Vediamo allora che fare. Le tantalpe non ci sono più. Potrebbe essere successo qualcosa, quindi meglio andare a controllare. E infatti è il nostro giorno fortunato. Fuori è esploso un masso gigante. Abbiamo radunato tutti i pezzi per vedere se lì in mezzo si possa riuscire a trovare qualcosa di luccicoso per Bowser. Non so perché il masso sia esploso, e non mi importa. Se giochiamo bene le nostre carte, avremo da scavare per dei mesi. Grande M. Ascoltami. Olivia sta vivendo davvero male questa storia. Se non riuscirà ad arrivare fino in fondo, tutto quello che ho fatto sarà stato vano. Ma tu sei grande M. Se c'è qualcuno che può aiutarla, quello sei tu. Prova a pensare a cosa potresti fare per ridarle il sorriso. La risata è la miglior medicina, no? Per cui, forse la soluzione è davvero trovare un modo per farla ridere. Grande M, vederti tornare da me in cerca di consiglio mi onora. Ma tu sai già cosa devi fare, perché è già quel che ti serve. Trova Olivia e porta un sorriso sul suo viso. Anche se il corpo non c'è più, lo spirito continua a vivere. Bene, almeno c'è una... Non è per niente un lieto fine, ok? Ma almeno è una cosa buona. Circa. Oddio, diventerà un Boo. Sarebbe divertente se diventassi un Boo. Anche triste, in effetti, ma... Vabbè, sappiamo cosa fare noi, vero? Oh, ma cosa fai? Non cercare di farmi ridere, Mario. Anche se, in effetti... Grazie, Mario. Ne avevo bisogno. Non posso certo stare per sempre a piangermi addosso. Bobby non lo vorrebbe di certo. Dobbiamo proseguire con il nostro cammino. Dobbiamo assolutamente fermare mio fratello. Grazie ancora, Mario, per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che farai. Va bene,
Andiamo avanti e cerchiamo di trovare il nastro giallo. Però, prima togliti quell'affare della testa, altrimenti non riuscirò a prenderti sul serio. Sono curioso di sapere cosa accadrà una volta che esamineremo di nuovo il gruppo... Il gruppo? Quel coso di rocce, con Olivia. Beh, proverò adesso la cosa, quindi vediamo un po'. Bene, ora mi sento pronta per proseguire. Attraversiamo il tunnel e arriviamo al nastro. Ogni tanto quello che serve è un bel pianto liberatorio, non pensi? Eh? Oh, mi si è accapponata la carta sulla schiena. È come se avvertissi la presenza di Bobby. Ah, ma probabilmente me lo sto solo immaginando, vero? Abbiamo i nostri ricordi e ci devono bastare. Bobby, sei sempre nei nostri cuori. Che succede, Mario? Andiamo. Davvero? Niente? No, aspetta. Ah. Guardate. Se non fanno che dobbiamo tornare qui per qualcosa, mi arrabbio. Ok? Mi arrabbio davvero, davvero tanto. Per il momento andiamo avanti. Non voglio ancora interrompere l'episodio, è troppo breve, non abbiamo fatto praticamente nulla oggi, se non vedere l'esplosione. Artimagni! Tira! E adesso andiamo. Il tunnel non è finito e c'è un Todd, lo vedo, ma prima... Ah-ha! Robe che non servono in realtà. Allora, liberiamo il Todd. Ehi, grazie mille. Mi ero cacciato in un bel guaio. Meno male che sei arrivato. E meno male anche per te. Oggi è la concessionaria, Todd. Abbiamo delle offerte che ti lasceranno a bocca aperta. Scarpo mobile DX. Potenza 150 Yoshi vapore. Velocità max. Fungo scatto dorato. Rifatti gli occhi con la scarpo mobile DX. Divora le strade desertiche come fa un turista con la colazione a buffet. Ok? E quando azioni il turbo? Beh, meglio lacciare le cinture per non farci... per non farti disarcionare. Come ringraziamento per avermi soccorso, ti offro una prova su strada totalmente gratuita. Accettando questo fischietto aderisci ai termini e alle condizioni contrattuali della concessionaria Todd. Richiama auto. Usalo per chiamare la tua fiammante scarpo mobile quando sei nel deserto. Ti basta fischiarci dentro e l'auto ti raggiungerà ovunque e ti porterà dove desideri. L'importante è che resti in zone desertiche, perché le sue ruote non sono adatte ad altri tipi di terreno. Non serve leggere il contratto che hai tacitamente firmato con la concessionaria Todd. Prendi e vai. Questo è un cattivo insegnamento, ok? Leggete sempre tutti i contratti, ok? Va bene, saltiamo a bordo. Ti, calzapennello. Haha, capita? Immagino che a uno come te non servano spiegazioni su come guidare veicoli del genere, ma permettimi comunque di darti qualche dritta. Usa L per sterzare, e se vuoi che il vento ti scompigli i baffi, attiva il turbo premendo ZR, tenendo premuto più che altro, ok? Con il turbo potrai scacciare cose e sverniciare ogni soldato origami. Spaccare cose. Fai solo attenzione a non graffiare la carrozzeria, d'accordo? Nessun problema, adesso... Mario Kart! Dai. 9! Aspetta, fermi, fermi. Questo è un nuovo nemico? Credo di sì. Perché le spinelle le abbiamo già... No, aspetta, queste sono nelle proprio. Affrontiamo un nuovo nemico. Almeno credo sia un nuovo nemico. E cambia anche la host. Perfetto. Oh, più nemici. C'è anche un Goomba laggiù. Vediamo, 3 mosse. Allora, facessi così. Nope. Aiuto dal pubblico con 100 monete, perché non voglio usare troppi aiuti dal pubblico. Davvero? Così? Perché così? Cioè, ha senso la cosa? Ah. Huh. Perché, beh, se l'ha girato così ci deve essere un motivo, giusto? Proviamo a fare una cosa del genere, va? Tanto perché... Ah! Fatto! Nice!
Formazione riuscita, bonus attacco. Allora, qui andiamo con le scarpe lucenti. Mi sa che il mandare il guscio più velocemente così fa più danni, esatto. Nice. E hanno meno di 20 punti vita, cosa incredibilmente comoda da sapere, ok. E quindi, ciao, 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 ciao. O forse è un KO istantaneo se usate il guscio. In ogni caso, non importa. Abbiamo comunque visto un nuovo nemico, sia il Goomba. E, prima di proseguire... Oh! Scarpe vistose! Più forte delle scarpe lucenti, ma inutili contro nemici con aculei. Perfetto. Credo sia l'equivalente dorato, insomma, del martello. Sì, vistose. Ok. Quindi, prima di andare avanti, vedo una... Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Nice! Vedo una pala qui, che sicuramente è un Toad. Esatto, che sicuramente è un Toad. Ma in cosa mi avevano piegato? Era un cucchiaio o una pala? Dimmelo, voglio sapere! Beh, abbiamo finito questo posto, credo, al 100% magari? Sì, ok. E... Ah, è già nei paraggi. Ok, non posso richiamarla se è già nei paraggi. Non importa. Andiamo! Quindi sarebbe questo il deserto? È così freddo e buio? Non dovrebbe esserci un caldo assurdo? Il sole non dovrebbe spaccare le pietre? Beh, sì, ma magari è notte, Olivia? Ok, intanto il turbo funziona, perfetto. Devo solo prendere giusto un po' di velocità. Non c'è niente, davvero? Wow! È davvero vasto. Un'enorme distesa di sabbia. Sì, deve trattarsi del deserto in fondo. Tutto questo buio però. Dov'è il sole? Che se ne sia andato via perché offeso per qualcosa? Eh? Questo non va per niente bene. Ci credo che è così buio qui. Ma non è soltanto buio. È come se in cielo ci fosse un buco nero. Che posto strano, un deserto con un buco nel cielo al posto del sole. Ma com'è possibile? Come fa qualcuno a salire fin lassù e aprire un buco nel cielo? Beh, perlomeno non ci scotteremo sotto il sole cocente. La nostra esplorazione sarà più facile. Cerchiamo di non badare a quel buco in cielo e pensiamo invece a seguire il nastro. Ok, va bene, ma... vorrei fare un giro, e ho fatto bene... del deserto. Din din din. Ma prima Toad. Oh, grazie. E benvenuto nel deserto Cartavetro Maggiore, dove fa così caldo che ti si scartavetra la carta? A parte adesso, a quanto pare. E dai, deserto, non farmi fare brutta figura. Brucia, scotta, scartavetra. Cioè, io odio il caldo, quindi no. E mi sa che qui dovrò fare una bella esplorazione. Ah, parlando di esplorazione, vai. Parlando di nuovi nemici, Tartosso, che non è un nemico, o meglio lo è, ma non si sconfigge. Mi sa che dopo un po' resuscita. E ci sono anche delle rovine qua. Tuttavia vorrei andare verso il prossimo punto di salvataggio. Quindi magari c'è davvero tanta roba qua. E ci sono dei cosi luminosi nel terreno. Mi sa che per adesso ci conviene seguire il consiglio di Olivia e andare verso il nastro giallo. Là c'è un punto di salvataggio, eh? Perché? Cioè, vabbè. Oh, 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 fermi. A parte queste cose. E qualcos'altro per terra. E quei cosi luminosi che adesso vedremo cosa sono. Qui vedo altre cose. E c'è anche un Toad. Quindi, vai. 100 monete non si buttano mai. Le 1000 e una notte, eh? Le 1000 e una notte. Allora, Toad, sono qui per salvarti. Ho detto tira. Grazie. Ehi, siete già stati da quell'altare laggiù? All'aria così importante. Beh, c'è anche un punto di salvataggio, quindi voglio vedere di che si tratta. Ma prima, cos'è sta roba? Vedo che hai notato anche tu questo strano punto luminoso, ma non penso che prendere la martellata serva a qualcosa. Ok, quindi è qualcosa per dopo. Ho fatto bene a non andare direttamente in quelle rovine.
Vediamo, cos'è sto coso? Ah, che cos'è questa? Una sorta di piattaforma? E quella è un'immagine del sole? Quindi deve esserci il sole per andare qui? Allora, direi che prima di fare qualunque altra cosa, voglio, uno, sbloccare questo tubo. Tira! Così posso tornare a Borgo Todd quanto mi pare e piace. Non so se devo entrare dentro al tubo per attivare il teletrasporto o basta staccare l'adesivo. Credo che basti staccare l'adesivo, ma è meglio... com'è che si dice? Better safe than sorry, giusto? Quindi eccoci qua un'altra volta al deserto cartavetro maggiore. Vado giusto un attimo verso il nastro e se non c'è nient'altro mi sa che torno a quel punto di salvataggio per, indovinate un po', salvare, esatto. Quindi, prima di tutto voglio riempire questi strappi strambi, ok? Torniamo nella nostra bellissima macchina scarpa e andiamo avanti. C'è una torre qui. E questo cos'è? Sembra che ci si possa entrare, proviamo? Oh, hai visto quello spilungone? E la sua cima ha un che di familiare, non credi? Beh, sì, lo è. Vediamo un po' di che si... Aspetta. Ah, ok, vieni qua. Olè! Pensavo in realtà che davanti alla torre ci fosse un pulsante. Hai notato la cima di questa torre? Non so perché, ma quella faccia ha un'aria familiare. È uguale a te. E poi, ti devo essere sincero, quel tipo raffigurato là sopra è proprio belloccio. Oppure bellocchio. Pensavo che questo fosse un pulsante, invece non lo è. Direi di salire. Pareva brutto mettere un ascensore qua dentro, vero? Lo dico per te, eh? Io sono fresca come una rosa di carta. Secondo te siamo arrivati finalmente al viso della torre? Direi di sì, visto che vedo occhi qui. Parlando di occhi, esamina. Ehi, è una finestrella tutta carina. Ottima per sbirciare fuori o per metterci qualche gingillo. Facciamo qualche tentativo per vedere se succede qualcosa? Beh, non credo che queste siano le forme adatte, ma proviamo con Donkey Kong. Non credo che funzionerà. Va bene, ma qui... mi ricorda molto le steli di Wind Waker, non so perché. Allora. Oh, vediamo un po'. Va bene, lo ammetto, non lo so leggere. Però mi piacerebbe. Ok, quindi per adesso qui non posso farci nulla. Va bene. E visto l'orario, io adesso vi saluto e nella prossima parte di Paper Mario di Origami King continueremo il nostro viaggio verso il nastro giallo? Sì, ok. See you next time, baby. Bobby, lo dedico a te. Ah, ciao!